Grazie, ma questa mozione ormai è stata presentata circa un anno fa e nasce dal lavoro di un gruppo di lavoro di cittadini attivisti del Movimento 5 Stelle e di cittadini disabili che ci hanno segnalato l'opportunità di procedere alla realizzazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, la quale realizzazione è prevista da una legge addirittura degli anni 80, per cui sono 30 anni che la legge ci imporrebbe di realizzare questo piano, ma noi, come peraltro molte altre città, non abbiamo mai provveduto a realizzarlo, preferendo fare una serie di interventi, diciamo, magari anche meritori, eccetera, ma non organizzati all'interno di un piano specifico. Invece noi crediamo che realizzare questo piano sia utile perché l'approccio all'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere sistematico, quindi deve darsi un metodo, una definizione di priorità, ma anche un obiettivo di eliminarle tutte. Quindi anche un'uniformità nel tipo di interventi e la garanzia di rispettare tutte le norme che tra l'altro negli anni poi si sono migliorate e quindi che definiscono gli standard per l'eliminazione delle barriere. E per fare tutto questo serve, secondo noi, avere un piano chiaro, di modo che poi la città possa stanziare le risorse adeguate anche nel medio-lungo periodo, perché ovviamente non si pretende che in un anno poi vengano eliminate tutte le barriere, ma perlomeno avere un piano di lavoro che ha un respiro di alcuni anni e non semplicemente va a intervenire un po' dove capita e dove c'è la segnalazione o l'emergenza del momento. Questa nostra iniziativa si è poi incontrata con un'altra iniziativa dal basso di alcune associazioni che hanno cominciato a raccogliere le firme nell'ambito radicale poi, e quindi ha portato al fatto che la mozione è stata poi sottoscritta anche dal collega Viale e noi abbiamo accettato di comunque fermare l'iter della mozione per attendere che venisse anche accolta e discussa questa petizione di cittadini che chiedeva sostanzialmente la stessa cosa, cioè la realizzazione del piano di eliminazione delle barriere. La cosa poi è avvenuta soltanto qualche settimana fa, in tale sede c'è stato anche modo di discutere un po' con tutto il Consiglio Comunale di questa mozione, devo dire l'idea ha riscontrato un'approvazione generalizzata, tant'è vero che diversi colleghi hanno anche poi proposto emendamenti migliorativi, anche ascoltando le segnalazioni che sono poi venute da numerose associazioni dei disabili, quindi ci sono presenti questi 5 emendamenti, uno mio e gli altri 4 sono di alcuni colleghi del Partito Democratico, e io chiederei alla Presidenza, se possibile, di accoglierli direttamente e mettere in votazione direttamente il testo coordinato, se siamo d'accordo, perché comunque non sono emendamenti di commissione, perché per questo iter particolare la mozione era già stata liberata quasi un anno fa e non era più possibile fare emendamenti di commissione, però di fatto erano condivisi da tutti i presenti. Ho visto anche che numerosi colleghi sia di maggioranza che di opposizione hanno poi aggiunto la firma, quindi spero che questo possa portare a un atto ampiamente condiviso che rappresenta la volontà non di una singola forza politica ma di tutto il Consiglio Comunale su un tema che è sicuramente molto importante, che tocca direttamente la vita comunque di tante persone che hanno vari tipi di disabilità, non soltanto motoria ma anche sensoriale, eccetera, comunicativa e così via, e quindi possa veramente dare un po' un impeto alla realizzazione di questa cosa. Tra l'altro mi risulta che la Giunta comunque abbia già in preparazione anche una delibera che poi realizzerà quanto chiesto nella mozione, quindi per una volta, per fortuna, tutta l'istituzione pare allineata sull'esigenza di procedere in questa direzione. Grazie. Grazie consigliere, se i proponenti non si oppongono